Buonasera, benvenuti alle dispense di Ceppa, indirizzo teologia. Diventa Dio con Ceppa. Inauguriamo oggi un nuovo corso a puntate, il corso di eghismo. Sei stanco delle solite religioni? Non ti confessi perché sei un tipo riservato, non partecipi all'Eucaristia, perché sei vegano, ti sei scocciato di doverti giustificare sempre col cacacazzi di turno che viene lì che ti dice: ah, ma se tu appartieni a una religione allora devi comportarti come è, perché non puoi fare come ti va, che finisce sempre o con delle discussioni infinite, oppure si finisce a litigare, oppure finisce a tarallucci in vino. Poi anche questi tarallucci, ma chi è che va sempre in giro con questi tarallucci? Voi avete dei tarallucci, io non ho dei tarallucci qua in questo momento. E allora dai un calcio a tutto questo. Con il nuovo corso di eghismo potrai avere la tua religione che presto dilagherà, si espanderà a macchia d'olio in tutto il mondo, ma ci serve naturalmente per iniziare un Dio con un nome che noi daremo ora e che verrà pregato in ogni dove entro pochissimo tempo. E allora ci servono due contenitori, è molto semplice, può farlo chiunque, dentro i quali collocare delle lettere, ecco, due caschi in questo caso. Generalmente si utilizza una consonante e due vocali, ma noi siamo diversi, la nostra è una religione nuova, fresca, controcorrente, frizzante. Utilizzeremo quindi due consonanti e una sola vocale. Diamo inizio quindi all'estrazione. Un attimo. C. O. Z. Signori, è un momento solenne, il nostro nuovo Dio si chiama Koz. Ora questo nostro Dio Koz ha bisogno di un simbolo da adorare che verrà collocato in tutte le cattedrali che presto saranno erette in ogni paese del mondo. Pensavamo a un icosaedro, un solido platonico che adesso non sto qui a spiegarvi, ignoranti che non siete altro. Dovremmo fare un corso solamente per spiegarvi questa cosa. E allora un icosaedro è nient'altro che un solido a 20 facce, semplicissimo da costruire, ci serve solamente abbiamo bisogno di il nostro simbolo sarà una palla, la palla. Il nostro simbolo è una palla. Questa palla che rappresenterà il nostro Dio Koz verrà collocata appunto in tutti i nostri templi. Ora, come fanno a riconoscersi gli adepti di questa nuova religione? Attraverso una formula, attraverso un saluto che noi sceglieremo con lo stesso metodo che abbiamo utilizzato per il nome. Utilizzeremo due consonanti e due vocali. Diamo inizio all'estrazione. I. N. A. P. INAP. Il nostro saluto d'ora in avanti sarà INAP e sarà anche la formula con cui chiuderemo tutte le preghiere che verranno rese note nelle prossime dispense di eghismo a seguire. Quindi, nel darvi l'appuntamento alla prossima lezione di eghismo che riguarderà la Chiesa eghista, INAP a tutti. Buonasera.